Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati a un altro episodio di questa serie particolare in cui affrontiamo 10 giochi in 10 giorni, dal lunedì al venerdì. Oggi vediamo un grande classico e giochiamo ad Isaac, The Binding of Isaac Antibirth, non Rebirth o Afterbirth Plus, ma Antibirth, che è una mod che si può trovare molto semplicemente scrivendo Antibirth. Cominciamo la nostra run, se vi ricordate, insomma, dalle run, questa è una mod che prende spunto appunto da Rebirth e aggiunge delle cose, ma non mancano parecchie cose. E come potete vedere, per adesso abbiamo fatto solo un'incisione con Azazel, e per quanto riguarda il coltello l'abbiamo sbloccato con lui, e qua come potete vedere abbiamo ancora Boss Rush da fare con Bethany e Jacob ed Esau, che sono un personaggio molto particolare che non andremo a provare oggi. Ricominciamo pure con Bethany, che è il primo dei personaggi, vediamo se mi ricordo un po' come funziona il gioco. Questo è il seed se volete giocarlo insieme a me, vediamo di partire. Bethany parte con l'attacco abbastanza basso e parte con il discorso cosa dovevamo fare per fare il path alternativo? In questo caso dovevamo avere le chiavi, giusto? Allora, questo bad trip cominciamo molto male. Abbiamo, ok, le fiammelle intorno e va bene. Quindi cominciamo ad accumulare le fiammelle. E perché non vedo l'energia? Perché ho la maledizione? È un po' di tempo che non gioco a questo, quindi vediamo di fare del nostro meglio. Comunque questa è una serie in cui mi metto a registrare praticamente 10 giochi uno di seguito all'altro. Oggi è venerdì della prima settimana. Ok, cominciamo con Bob's Brain, gran bel ritorno in azione, insomma, insieme a noi. Qua dentro ci troviamo due cuori spirituali, che a me va benissimo. Musichetta molto molto interessante, insomma, vedrete diversi giochi nel corso delle settimane. Avete visto Crypt of the Necrodancer, avete visto SB Heroes, Spelunky, avete visto Oklos e Antibirth oggi, e poi vedrete tanta altra roba nei prossimi giorni, appunto a partire dal lunedì al venerdì. Se avete presente, dei prossimi giochi ve ne ho mostrati due su 5. Cioè, li potete conoscere già e intuire quali saranno i prossimi giochi. Scrivetelo anche nei commenti se provate a indovinare quali sono gli altri giochi che vorrò presentarvi la settimana prossima, e poi ricominceremo il giro da capo. Qua, se non sbaglio, con questa... no, non riusciamo ad arrivare fin là. Duke of Flies, il duchetto delle mosche, ce lo troviamo e vediamo subito di ucciderlo facilissimo con Bob's Brain, per fortuna. Quanta energia ho? Non mi ricordo mica quanta energia ho con Bethany inizialmente. Quindi vediamo di prendere questo. Questo non abbiamo la chiave purtroppo, quindi andiamo giù con il Wooden Spoon, che ci dà un pochino più di velocità, e vediamo poi se riusciamo ad accumulare la chiave per andare da questa parte. Abbiamo il patto con l'angelo, più probabile, perché siamo con Bethany, ci siamo presi una randellata in faccia, e quindi il patto col diavolo angelo ce lo siamo già scordati. Vediamo un po' se riusciamo a beccare subito le chiavi. Accumuliamo le nostre cose, abbiamo i nostri cuori spirituali da tenere. Ovviamente il gioco non sembra scattare, perché appunto non dovrei avere i problemi che avevo una volta. Se vi ricordate, il gioco ci scattava abbastanza, ma dovrei aver risolto tutto. Attenzione a Boss Brain e attenzione anche alle fiammelle, che per adesso stanno funzionando. Abbiamo recuperato l'energia, molto importante per Bethany. Non perde energia come un deficiente, ma ovviamente il danno di fortuna, il ritorno del danno di fortuna è questo, e anche questo, ad esempio, come abbiamo fatto a poc'anzi. E abbiamo Fistula come secondo boss, vediamo di farlo esplodere e vediamo di continuare ad attaccarlo più che possiamo, in modo che abbiamo un boss rush da fare con lei, quindi vediamo se ce la facciamo. Se non ce la faremo, sarà per la prossima volta. Ovviamente queste run potranno diventare le run giornaliere. Purtroppo in questo momento non posso fare nulla perché non ho internet, quindi magari le settimane prossime vedrò di fare le daily, diciamo, di Isaac normale. È l'unico gioco che potrebbe effettivamente cambiare. E poi ovviamente, se un gioco vi stufa di questi qua, posso cambiarlo, far diventare un altro, in modo che settimana dopo settimana possiamo scoprire nuovi giochi e c'è sempre un ricambio di tutto. Potrei morire anche adesso contro Fistula. Quindi vediamo di usare un po' di cuori spirituali per aiutarci con questa cosa, perché non vorrei morire contro Fistula dopo anni e anni che non,
non gioco a, video, a questo videogioco. Quindi vediamo un po'. Non sono anni e anni, ma comunque è un bel po' di tempo che non sistemo questa cosa. Purtroppo niente chiavi, ma abbiamo ancora un po' di roba da esplorare. Quindi vediamo se tornando indietro riusciamo a trovare qualcosa. Magari una di queste fiammelle non ci uccide. Gentilmente, non abbiamo neanche bombe per poter arrivare là e non abbiamo neanche l'oggetto attivo, quindi veramente sfigati da questo punto di vista come chiavi. Magari riusciamo a trovare qualcos'altro. Attenzione a questi che esplodono dopo che gli ho sparato il nostro amichetto. Attenzione che sto per morire, è questo pensiero costante, però per adesso non morirò e quindi continuiamo ad accumulare. Vediamo se non sono troppo arrugginito con questo gioco. Speriamo in bene. Tra l'altro abbiamo trovato un possibile mercato grigio barra oggetto particolare. Vediamo. Intanto ci avviciniamo ancora un pochino. Vediamo magari di usare Boss Brain. Non serve. Questo è un oggetto. Ed è Sagittario. Sagittario mi piace come oggetto. Ma quindi lo prenderemo. Abbiamo un pochino più di velocità e soprattutto abbiamo un'altra fiammella con noi. Adesso abbiamo gli shoot che penetrano gli avversari. Qua dentro cosa c'è? C'è Bad Trip. Che bello trovare due pillole in tutto il gioco e sono tutti e due Bad Trip. Qui c'è lo spazio per andare da questa parte. Vorrei avere la chiave, gentilmente. Se mi date una chiave, anziché darmi porte per, anziché serratura, avrei bisogno della chiave. E c'è la chiave, perfetto. Adesso possiamo scegliere se andare a fare il path alternativo o no. Direi di no se vogliamo fare boss rush, quindi proviamo a non farlo e andiamo piuttosto qua sopra a prenderci l'altro occhio di Kaino e ce ne andiamo giù dopo che abbiamo fatto anche questo e ci siamo presi questa e questa. È perfetto e ce ne andiamo giù così. Magari troviamo una chiave qua? No, troviamo Swallowed Penny e con questi possiamo prendere. Come funziona Swallow Penny? È passato talmente tanto tempo che non mi ricordo più praticamente nulla di questo gioco, quindi ce ne andiamo pure giù. Di questa espansione soprattutto. Allora, Swallow Penny, se non sbaglio, mi dà cuori se prendo cuori o il contrario. Attenzione che infatti col diavolo ci riscordiamo completamente perché tanto siamo qua. Vediamo di andare avanti perché ci prendiamo danno ogni volta, quindi non preoccupatevi. Attenzione a Bob, siamo in una situazione molto complicata ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Andiamo su. Qua c'è le ricariche per soldi, non mi interessano. Andiamo su. Qua c'è il possibile boss. Per il discorso boss rush sarei tentato di andare subito dal boss. Qua mi sa che dovrò aspettare il ritorno di Bob, perché se questi mi toccano mi uccidono, perché sono delle versioni potenziate di quei nemici. Quindi spariamogli contro questo. No, ok, non serve. E questa pillola è health up e questo è full health. Molto bene, molto bene come situazione. Abbiamo risolto un po' i casini che avevamo. Andiamo contro Mega Fatty. Tra l'altro è un piano XL, quindi faremo saremo molto avvantaggiati da questo punto di vista. Vediamo di fargli esplodere quello e tirare su un po' di fiammelle in più. Attenzione al salto, attenzione a questi, continuiamo ad attaccare questo. Perfetto, attenzione di nuovo al salto. Perfetto, il primo boss è andato. Ci prendiamo Breakfast che mi dà un altro bonus e abbiamo Chub che dovrebbe essere anche facile. Non so cosa sia successo, ma a quanto pare non sono riuscito a non prendere danno in questo caso. E quindi siamo molto facilitati perché è un piano XL, quindi boss rush potrebbe anche essere possibile. Non abbiamo il timer a schermo perché non siamo in anti-birth, ma no. Più o meno dovremmo esserci. 7 minuti per aver finito i primi due. Ci prendiamo Werko Tanger, ci prendiamo il patto con l'angelo. Questo non ho idea di cosa sia, quindi lo prendo. Ball of Tears, cos'è che fa? Ah, ok, uno sparo in avanti. Beh, meglio tenere il libro della virtù piuttosto, sinceramente. Qua abbiamo possibili due cose, ma non voglio fare il path alternativo in questo momento perché tanto abbiamo perso il primo e andiamo avanti nelle profondità. Ovviamente questo è uno dei 10 giochi che ci sono in questo momento.
Se volete farmi parlare di qualcos'altro completamente rispetto a quello che vedete sullo schermo, ditemelo, perché scrivetemi i commenti, lasciatemi i commenti in cui volete più informazioni e cose varie, quindi fatemelo sapere. Ovviamente anche se si tratta di Fab, non chiedetemi più di Fab, non perché lo odi, mi sta sul cazzo Fab, ma semplicemente perché se ho delle informazioni ve le dirò, e quindi non è che hai novità da Fab, la risposta è no fin quando non ve lo dico, e quando, quando avrò informazioni le saprete sicuramente, se avrò il permesso di poterle delegare, no, divulgare, non delegare, scusate, e viva il mio italiano. E andiamo su di qua, attenzione contro questo, ovviamente mi deve esplodere in faccia perché stiamo scapicollandoci con Bob, che tra l'altro è abbastanza fastidioso. Andiamo giù di qua e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare da questa parte. Non ho idea di dove andare, brutta situazione per questo. Questo vorrei farlo esplodere, vorrei far esplodere Bob, perfetto, che si è esploso nel momento giusto. Qua usiamo questo, stiamo saltando un sacco di roba, ma va bene lo stesso. La testa di Tammy cos'è che mi fa? Mi spara 4 di questi, non mi interessa, mi tengo il libro delle virtù e ce ne andiamo avanti da questa parte. Attenzione alla roba che esplode, perfetto. Stiamo perdendo un sacco di fiammelle, si vede parecchio che sono arrugginito, ma spero di poter migliorare di volta in volta che andremo avanti con questo gioco, che probabilmente sarà uno dei pochi che, cioè, prevedo, visto che è una delle serie che vi piace di più, vi è piaciuta di più in assoluto sul canale, prevedo rimarrà a lungo, insomma, nella nostra classifica dei 10 giochi. E ovviamente potete votarlo, potete dire mi piace, continuo, non continuo, insomma, quello che volete. Vorrei cercare di tenere però i 10 giochi che ho scelto per un po' di tempo, anche perché non è che abbia infiniti giochi. E se volete farmi giocare a qualcos'altro, c'è sempre l'account Steam a cui dove c'è una lista di giochi, insomma, che vorrei, con la possibilità di potermeli comprare, potermeli regalare, donarmeli, eccetera eccetera. Ci prendiamo Boiled Baby e ce ne andiamo pure giù. Le rocce spirituali lasciamole pure stare, cioè non ho neanche la minima idea di come siano fatte dopo tutto questo tempo che non gioco, ma non preoccupatevi, abbiamo una bomba, sì, per poter recuperare un cuore spirituale, sì, volentieri, attenzione a non morire. Era un bel po' di tempo che non commentavo così assiduamente le partite di questo gioco, perché effettivamente è difficile starci dietro a commentare tutta sta roba, ma spero, insomma, di tenere il passo e di essere all'altezza della situazione. Per ora non me la sto cavando, ma cioè me la sto cavando ma molto male. Ah, ok, Swallowed Penny, e se prendiamo danno generiamo delle monete, ho capito. Ci ho messo un po' a capirlo, ma va bene lo stesso. Vediamo di usare questo per pararci. È ovviamente stata una tattica molto studiata. Attenzione, perché non è facilissima questa situazione, ma tra l'altro ho finito anche le cose. Evviva. Vediamo se riusciamo. Ok, è esploso, quindi ha ucciso un altro dei cuori. Questo è morto di qua, questo è morto di qua. Ce ne sono ancora parecchi, ma vediamo un po' di evitare di ucciderci come se fossimo dei luloni deficienti. Andiamo di qua e vediamo di spaccare questo. Ce ne sono ancora almeno due. Uno è qua. Vediamo di correrci incontro. Per essere arrugginito, però, sono già arrivato a questo punto in pochi minuti. Sono molto contento di questa cosa. C'è ancora da riprendere, però effettivamente dicendo questo sono praticamente morto. Musica molto molto bella. Ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti. Questo lo facciamo saltare qua. Dammi dei cuori, per favore. No. Oh, full health. Grazie. Ottimo. Possiamo ancora sopravvivere. Attenzione a questo. Non credo esploda questo. No, è esploso con la roba che mi è arrivata addosso. Apriamo. Nulla di interessante se non la Champion Belt che andiamo a comprare, così abbiamo un pochino più finalmente di danno. Potrei usare una bomba lì, ma non ho bombe, allora ce ne andiamo in giù sperando di trovare il boss il prima possibile. Attenzione a questi che vomitano. Attenzione che mi sono andato troppo vicino a quello, quindi mi sono fregato da solo. Attenzione, questo lo uccidiamo così. Attenzione sempre a Bob, che è quello che ha fatto più danni di tutti, e se qualcuno ha voglia di fare un remix di questa con tutti i danni che ho preso da Bob, può farlo pure e lo pubblica come YouTube Poop a nome mio, così poi me lo segnala, insomma, nei commenti. E vediamo di andare pure avanti spaccando un po' di culi anche a questi. Dovrebbe essere abbastanza facile. Perfetto, che ho ucciso il campione.
Questi li uccidiamo tutti quanti. Manca questo qua e ce l'abbiamo fatta. Ci prendiamo la chiama, andiamo giù, generiamo un'altra di queste. Ovviamente dobbiamo fare la figura barbina facendoci danno da soli contro la testa. Attenzione a questo. E questo lo uccidiamo così. Attenzione a quello che fa la sua scorreggina per terra. Attenzione a questi, fuori uno, fuori due e fuori tre. Per fortuna con Sagittario gli passano attraverso le cose, quindi non è un problema. Attenzione sempre a Bob. Questo spara avanti e indietro, quindi lo uccidiamo così. E ce l'abbiamo fatta ad arrivare al boss. Siamo sopravvissuti fino a qua e vediamo di andare ancora avanti. Mostro 2. Brutta roba, ma dobbiamo farcela lo stesso. Tra l'altro con i colori alternativi, appunto, di Antibirth. Non abbiamo trovato nessun boss alternativo, a quanto pare, uno di quelli nuovi, ma perché non siamo andati nella zona alternativa. Se non mi ricordo male ci sono solo lì i boss alternativi, come appunto quella specie di Loki che va in giro per la miniera e insomma i mostri d'acqua, quelle robe là, ma li vedremo più avanti. Mostro è morto, per fortuna. E siamo arrivati a prendere Roid Rage, andare qua sotto e prenderci nulla. Perché questo va bene. Death Scroll lo usiamo una volta e ha funzionato come... boh. Andiamocene via. A quanto pare abbiamo un cuore dorato. Ah, ok, abbiamo un cuore spirituale di quelli bianchi che è diventato una fiammella bianca, molto utile. Non voglio andare nella palta alternativa, ma voglio andare giù. Ce la facciamo a sconfiggere mamma? Ce la potremmo fare in teoria. Quanti minuti abbiamo? Abbiamo 6 minuti per andare a sconfiggere mamma e provare boss rush. Anzi, dobbiamo fare boss rush. Se moriamo a boss rush, chi se ne frega. Allora, intanto siamo a buon... beh, in realtà buono che abbiamo... io direi di usare proprio tutti quanti i cuori possibili per avere più fiammelle possibili a sto punto. E cerchiamo di accumularne tante. È passato in mezzo a 3 cuori. Bob. Funziona per favore. Non solo quando ci sono io vicino, però. Dov'è l'ultimo cuore? Qua. Ok. Dobbiamo subito cercare il boss se riusciamo. E così siamo a posto con mamma. E abbiamo la possibilità. Abbiamo saltato anche un sacco di roba. Quindi non preoccupatevi tanto. Sto cercando di scapicolarmi per fare boss rush, sperando che sia boss rush quello lì, se non ricordo male. Questo lo uccidiamo così, questo lo uccidiamo così, perfetto. Andiamo avanti di qua ci sono questi due, li uccidiamo facilmente. Pochi premi, veramente pochi premi. Attenzione a questi che sono quelli che saltano. Bob è già esploso, perfetto, andiamo su. Su c'è questa, abbiamo la chiave per poterla aprire, quindi molto bene. Andiamo ad aprire questo. Dentro c'è Sedonion che mi dà Tears Up, quindi spariamo più velocemente ed è una cosa molto interessante. Quindi andiamo su di qua. Mamma mia, bello bello bello, perché è un bel allenamento anche per il mio modo di commentare. Andiamo su e finalmente abbiamo trovato mamma. Quindi adesso possiamo andare a affrontare mamma. Le cose sono molto più veloci e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Abbiamo già il secondo ring, quindi molto bene. Vediamo di continuare a fare il secondo ring. Andiamo ad affrontare mamma. E quindi adesso andiamo a affrontare mamma. Tutti quanti belli uniti. Attenzione sempre a Bob. Mamma rossa, quindi in teoria è sempre quella che tira giù il piedone e basta. Ok, siamo riusciti a sconfiggere la mamma facilmente. Ci prendiamo la Polaroid, ci prendiamo questo e andiamo a fare boss rush. Boss rush, cosa abbiamo? Abbiamo... potrei prendere Magic Mirror, però prendiamo Halo, che almeno abbiamo un pochino più di attacco e dovremmo riuscire a cavarcela abbastanza bene. Vediamo se ce la facciamo. Ok, fuori un doppio boss. Seconda ondata c'è Carrion Queen e Vrecht. No, non è Vrecht, è l'altro di Vrecht, che non mi ricordo più come si chiama. Widow, la vedova bianca in questo caso. Attenzione a Bob. Attenzione a Bob, attenzione a Bob, attenzione a Bob che è andato dall'altra parte del mondo. Non vedo niente tra l'altro, quindi il bello di questa run è anche quello, perché siamo giustamente a fare boss rush nella versione più scura possibile. Fortuna che abbiamo le fiammelle, insomma, per adesso. E le fiammelle tra l'altro che possiamo... ah no, non siamo in Antibirth, quindi non abbiamo le fiammelle, che si le cose che si ricaricano. Quindi siamo senza le ricariche. Purtroppo abbiamo perso un po' di roba. Questo è Pip. Comincio anche a ricordarmi i nomi dei vari personaggi. Abbiamo Pip e l'altro è il Duca delle Mosche.
non sbaglio. Abbiamo già affrontato prima. Qua stiamo pure qua dietro, così lui lo possiamo affrontare tranquillamente. C'è il Luca qua sopra, gli facciamo esplodere quello davanti, perfetto. Qua c'è un Loki e un Blastocisto. Quindi mettiamo un attimo pausa e arrivo subito. Allora, eccoci dopo la pausa pipì, vediamo un po'. Ah, aiuto! Blastocisto, vediamo un po' se riusciamo a sconfiggerlo insieme a Loki. Non sarà facile, perché più che altro non vedo dove cavolo è Loki. E tra l'altro mi stanno finendo le fiammelle, che è un po' problematica come cosa. Loki, dove sei? Dove sei? Dove sei, Loki? Ops! C'era la cosa per terra. Dov'è Loki che non lo vedo? Ok, abbiamo fatto esplodere quello, facciamo esplodere anche questo. Dove sei, Loki, per favore? Ok, è qua, ho trovato. Vediamo di buttarle addosso Bob. Boom! Ok. Attenzione alle robe che esplodono, ok. Adesso abbiamo un doppio. Abbiamo Gemini e Steven che mi inseguono. Il Gemini piccolo è morto, attenzione a questo che esplode. Anche lo Steven piccolo sembra essere morto. Mi sa di sì. Ok, sono morti tutti. Abbiamo... sì, ciao questi. Uno è Fistula e l'altro è... come si chiama l'altro? Ah, mi ricorderò. Hollow? Dovrebbe essere Hollow. Comunque è anche un po' un ripasso per me per cercare di capire chi sono questi cacchio di personaggi. Attenzione perché è abbastanza complicata la situazione. Mi sto cercando... sto sparando completamente a caso io a un certo punto, quindi non preoccupatevi. Non preoccupatevi, anche perché non ho tanto. Quello è mostro, ovviamente, e l'altro è Chad. Tra l'altro c'è quello, c'è il famiglio che abbiamo che spara a caso, che è un po' problematico perché spara delle lacrime rosse, quindi sembra che provengano dal nemico, quindi io prendo paura ogni due secondi per sta cosa. Non ci sono cuori spirituali, non c'ho niente di niente, quindi ormai ho finito anche tutte le fiammelle. Questo è morto, c'è ancora qualcuno? Sì, ci sono ancora un sacco di gente. Ok, questo è Gurdy, che si becca Bob's Brain in faccia probabilmente. Ottimo. Quindi vediamo di uccidere almeno Gurdy. E poi c'è Chubby. Ok, Chubby, vieni di qua per favore. Affrontiamo un po' Chubby. Spariamo a Gurdy il suo amichetto. Alla faccia dello sparo. Ok, Gurdy è morto, l'ho sentito morire. E vediamo di uccidere anche Chubby qua sotto. Chi c'è adesso? Ok, mostro 2. E... attenzione. L'altro è... sì, ciao. Il tizio fatto di pece. Attenzione all'attacco. Non ho... Brutta roba. Brutta roba perché non ho idea di dove sia in questo momento. Ok, uno è morto. E l'altro morirà presto. Spero di sì. Dove sei? Aiuto. Ok, mi fa il suo attacco. E io gli sparo così. Ah, ho mancato con Bob. L'ho preso con Bob. Ottimo. Prossimi. Ok, è arrivato Widow. Allora prima era Vrest e Pin. Ok. Aiuto. Ok. Uno è morto. L'altro. C'ho pochissima energia. No che mi uccide Pin, però ragazzi. Ok. Un altro da uccidere di qua. Perfetto. L'altro dovrebbe essere morto. Chi è l'altro? L'altro boss? Ah, l'altro boss è Ask. Ok. Attenzione ai ragnetti invisibili che potrebbe spararmi. Ok, la maschera dell'infamia e Bloat, brutta roba Bloat, molto brutta roba Bloat. Molto brutto, molto brutto, molto brutto. Salteresti di qua gentilmente verso la roba... dov'è Bloat? Là, ok. Vi ho fatto esplodere questo, molto bene. Bloat è uno dei boss... siamo morti. Uccisi dall'occhio di Bloat, probabilmente, sì, lo vedo lì, quindi peccato, peccato, peccato. Comunque, un bel ritorno su Isaac, finisce la prima settimana di questi giochi, uno di seguito all'altro.
Ci vediamo a settimana prossima, dal lunedì al venerdì, con gli altri 5 giochi che vi presenterò, di cui 2 li conoscete già e gli altri 3 invece non li avete mai visti o comunque magari li conoscete ma non sul mio, dal mio canale. Spero che vi piacciono. Lasciate un commento qua sotto e come al solito io sono East Brain e ci vediamo lunedì prossimo. Namaste! Brain.